L'Associazione dell'Industria Europea della Biomassa ha consegnato a Ford un importante riconoscimento. Vediamo quale nel prossimo servizio. L'Associazione dell'Industria Europea della Biomassa, EUBIA, ha insignito Ford con il premio EUBIA 2007, quale riconoscimento per la sua posizione pionieristica in Europa nel campo delle automobili a bioetanolo. La cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo a Berlino, ha chiuso la 15ª conferenza sulla biomassa. Nell'arco di una settimana circa 1.400 esperti provenienti da più di 80 paesi hanno discusso sul potenziale e sulle sfide derivanti dall'utilizzo della bioenergia. «Siamo orgogliosi di ricevere questo premio», ha dichiarato Janna Brente-Braten, direttore responsabile della strategia dei veicoli a flexifuel e carburanti alternativi di Ford Europa. «La tecnologia flexifuel oggi è già disponibile ed è conveniente non solo per l'ambiente, ma anche per il cliente. Siamo impegnati nel portare avanti una serie di tecnologie con il fine ultimo di ridurre le emissioni di CO2 e crediamo che quella del flexifuel sia una delle opzioni più convenienti. Lo testimonia un'infrastruttura correlata al bioetanolo in continua crescita. Ford è leader di mercato e precursore dei veicoli a bioetanolo in Europa. L'Ovale Blu ha infatti venduto più di 30.000 unità di flexifuel dalla loro introduzione nel mercato svedese nel 2001. Ford inoltre vanta il più ampio portafoglio in Europa di vetture flexifuel, grazie alla sua posizione avanguardistica nei confronti di questa tecnologia. Mentre la maggior parte delle vetture flexifuel è stata venduta in Svezia, i due modelli attuali, Focus e C-Max, sono presenti in 12 mercati europei. Ford prevede di incrementare il numero dei mercati coinvolti in questo progetto, poiché è probabile che la domanda per questo tipo di tecnologia continuerà ad aumentare, soprattutto in virtù dell'impegno che l'Unione Europea si è presa per incrementare l'uso del bioetanolo nei prossimi anni. Sulla base del successo ottenuto dai veicoli flexifuel, Ford Europa ha annunciato l'estensione della gamma di auto a bioetanolo con l'arrivo di versioni flexifuel di nuova Mondeo, Galaxy e S-Max, auto dell'anno 2007, prevista durante i primi mesi del 2008. A questo punto l'offerta Ford di vetture flexifuel sarà una delle più ampie d'Europa. Grazie a tutto ciò e grazie alla gamma di veicoli a basse emissioni, come le tecnologie avanzate per il diesel pulito con performance tra le migliori del settore, a partire da Ford Fiesta con 116 grammi di CO2 al chilometro, Ford offre una delle più ampie gamme di veicoli a basso impatto ambientale. I modelli Ford Flexifuel sono predisposti per funzionare con un'alta percentuale di bioetanolo e benzina, solo con benzina o con una miscela di bioetanolo e benzina, che rende queste vetture straordinariamente flessibili. L'utilizzo del bioetanolo, associato alla tecnologia flexifuel di Ford, può ridurre le emissioni di ossido di carbonio in modo significativo.